l'acqua e il vino. Stando alla Bibbia, potremmo dire che gli umani non vivano di sola acqua. Eppure non c'è forse raccolta di testi letterari antichi che descriva così diffusamente il dramma della sete, la desolazione della siccità, l'enorme impatto che la penuria d'acqua aveva sul destino dell'intero bacino del Mediterraneo e come le migrazioni avvenissero a causa della desertificazione di molti territori, proprio come accade ancora oggi. L'uscita degli ebrei verso l'Egitto fu a causa della siccità, che presto aveva fatto divampare la fame. Ciò nonostante, la Bibbia non si accontenta di narrare il benessere dei 400 anni che gli israeliti trascorsero sulle opulente rive del Nilo, divenendo lì un popolo grande e numeroso. Li attendeva un esodo verso un paese dove all'acqua e alla carne, al lavoro e alle cipolle, non fosse chiesta come contraccambio la schiavitù. Il pane e l'acqua, in tal caso, nutrono lo stomaco, ma non il corpo, che per la Bibbia è fatto d'anima e cuore, di coscienza e soprattutto d'amore e relazione. La libertà è quel vino senza il quale anche il pane diventa digiuno. Anche la carne si metabolizza in membra di cadavere. Ed ecco i passi verso la visione di un sogno, una terra promessa, dolce, di libertà, spaziosa e condivisa, perché è diritto di dono e non di proprietà. Il primo sguardo lo danno gli esploratori inviati da Mosè, che al ritorno porgono dinanzi agli occhi degli esuli, a quei ciuffi di rinascenze ricacciate dalla steppa, di vita assediata dai bisogni primari, la sorpresa non di un campo gravido d'orzo, ma di un grappolo d'uva enorme, rossa come il sangue. Così raccontarono: siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato. Vi scorrono davvero latte e miele, e questi sono i suoi frutti. La vigna è il segno e il simbolo della terra promessa, quel paese che è sempre una visione, pasta di paradiso, poesia di vita piena, poiché fraterna, solidale, libera e felice. Non ci sarà nessun indigente in mezzo a loro, non si udrà il grido di Agar per la morte dei figli e degli innocenti. Non ci sarà la vergogna degli scartati e l'ingiustizia di chi ha troppo e chi niente. Non ci sarà il disgusto di una mensa escludente e avara. È il suo Dio, il suo alleato, che vuole tale la sua vigna, la Vergine Gerusalemme di cui parla il profeta Isaia. Il mio amato aveva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. Aspettava dunque che producesse uva. Ma non sempre, ahimè, l'amata corrisponderà. Non sempre la vigna produrrà i dolci grappoli della giustizia, i chicchi turchini della fedeltà. Attendevo diritto ed ecco delitto, giustizia ed ecco nequizia, denuncia lo sposo deluso. Essa non ha prodotto infatti che raspi maleodoranti. La sapienza si è costruita una casa. A chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. La sapienza biblica è immaginata come una madame che prepara un banchetto dove non manca il cibo per il corpo,
ma più abbondante è quello della mente, dell'intelligenza, dello spirito, il vino, appunto. Senza il nettare della compagnia, dell'amicizia, della comunità, di un discepolato di fratellanza, vano sarebbe riempirsi il ventre. La signora follia, infatti, è l'inganno che colpisce i più ingenui, quello di credere che bere dell'acqua furtiva, rubare il vaso di una bevanda solitaria, soddisfi la sete. In realtà, i malcapitati verranno condotti verso le ombre, saranno vittime dell'inconsistenza e dell'ansia. L'icona neotestamentaria è quella del figliol prodigo, che, tagliato ogni legame umano e spirituale, aveva ridotto il suo orizzonte a sedare l'istinto del ventre con le carrube dei porci. Nel vino è l'indice di un modo di sfamarsi e dissetarsi, del sapore intimo, profondo, del mangiare e del bere. Ma il nutrimento del corpo non è altro da quello dell'anima. Il banchetto è certo il luogo per eccellenza della gioia. Quando i profeti immaginano il ritorno degli esuli dalla cattività babilonese, lo fanno con simili quadri festosi. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore, verso il grano, il vino e l'olio. La Vergine allora si allieterà alla danza. Giovani e vecchi gioiranno insieme. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò, li renderò felici. La gioia di ritrovare la propria casa, la propria gente, la città amata, la lingua madre, la libertà, è vera soddisfazione alla fame politica, civile, religiosa, che ha oppresso il popolo dei deportati. Tutti insieme si sazieranno alla mensa bramata. Il pane sarà la pace, il vino sarà la gioia e l'olio il dolce bagno della benedizione. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi». Dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi». Sono le parole dell'ultima cena. La mano del Signore si apre su un piatto ancora vuoto nel cenacolo di Leonardo. Il corpo di Gesù sarà di pane e vino sulla mensa di un amore estremo. Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Un cibo e una bevanda che riuscirà a trasformare il corpo di chi siede alla mensa eucaristica. Rimanete nel mio amore, invita Gesù. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Di quella gioia saranno infatti ubriachi, colmi del vino dolce della parola e dello spirito. Primizia di Pasqua, il dì di Pentecoste. Perché sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, io sono Maria Ida della parrocchia del Porto. Io sono Rosanna della parrocchia del Porto. La mia esperienza in merito risale a circa 25-30 anni fa, quando il parroco mi chiese di diventare ministro dell'Eucaristia. Questa proposta mi sconvolse un po'.
Mi sconvolse perché non mi sentivo degna. Dopo quella preghiera e con la spiegazione anche del parroco, un po' titubante, e accettai. Ho fatto il corso per diventare ministro e le prime volte ho incominciato nel distribuire la comunione nelle messe. Allora non era tanto visto bene perché ero una donna, forse erano le prime volte, ma con la preghiera tutto si è risolto. Il parroco poi mi ha chiesto di portare la comunione agli ammalati. Mi sono affidata molto al Signore e ho pregato. Questa è stata un'esperienza molto bella. E così ho incominciato questo percorso. Ho fatto questa esperienza che potrei dire molto positiva. Il Signore mi stava facendo innamorare sempre più di Lui. Pian piano questo servizio mi è entrato nel cuore e soprattutto nella mia vita di fede. Il contatto con gli ammalati è diventato sempre di più un'occasione e un arricchimento della mia vita di fede. Mi ha fatto scoprire la dimensione della carità, che introduce nel mistero della dimensione della sofferenza. Con gli anziani si è creato subito un rapporto di amicizia, di confidenza, di accoglienza. E la cosa più bella è vedere queste persone con quanto amore, con quanto desiderio ci aspettano le settimane, ogni settimana, per accogliere il Signore. Io questo momento lo dico è un momento di paradiso, perché sono io con il Signore e con la persona malata. Con gli anziani poi si crea subito un grande rapporto di fiducia, di accoglienza, di confidenza. E sì, l'Eucaristia per mezzo di noi ministri entra nelle case dell'ammalato e porta con sé la luce di Cristo. Le persone che lo accolgono ricevono il dono di grazia che vince la solitudine interiore. E vorrei raccontare la cosa più bella che porto nel cuore. 2 anni fa è morto mio marito. Ogni giorno, gli ultimi giorni mi chiedeva la comunione, ma sempre più spesso. Io gliela davo, per cui sono stata consolata da questo, per averlo accompagnato in questo momento così doloroso. E lo porto sempre nel cuore perché l'ho aiutato in questo momento doloroso. Per me e per voi. Anche per me è stato un inizio come quello di Maria Ida, cioè è stata una richiesta del mio parroco a fare questo servizio. Come Maria Ida non mi sentivo adeguata a questa cosa e quindi non avrei voluto dire di sì, però ho obbedito, ho accettato, perché ho capito che era una cosa importante. Non mi sentivo preparata, ma questo è stato motivo per fare riflessione, per capire come io vivevo la mia fede, che cristiana ero, se ero degna di fare questa cosa. E questo è stato per me anche un cammino di fede, di prepararmi a questo, con i corsi che ci sono stati sempre, ma soprattutto con un mio intimo, nella mia coscienza, di capire come io vivevo questa cosa, com'era la mia vita cristiana. Se ero coerente, tante domande mi ponevo. Ho iniziato questo servizio
all'incirca come Maria Ida, forse 25 anni fa, non mi ricordo bene. E a quell'ora lavoravo, quindi portavo la comunione alla domenica perché era il mio giorno più libero, avevo più tempo, anche se come tutte le mamme poi alla domenica devono fare tante cose, c'è la messa, poi dopo c'è da preparare il pranzo e via, però ho sempre detto questa è la cosa più importante, quindi prima questo e dopo riuscirò a fare anche tutto il resto. Mi programmavo prima e quindi mi organizzavo bene. È una cosa che poi mi è rimasta nel cuore, perché tu quando porti Gesù nelle famiglie, alle persone, poi è Lui che fa e che cambia le persone. Più volte mi è capitato di portare la comunione a una signora anziana, che poi c'era anche il marito, ma di solito erano sempre le donne che chiedevano di portargli la comunione. Il marito rimaneva distaccato, magari andava in un'altra stanza, quasi non volesse essere partecipe a questa cosa. Poi invece piano piano si avvicinava, cominciava a dire una preghiera con noi e nel tempo poi chiedevano di poter avere anche loro la comunione, l'Eucaristia. È successo più di una volta e questa forse è la cosa più bella che porto nel cuore, perché poi è Gesù quello che fa. Ecco, è una cosa bella che porto avanti ancora adesso e spero di farcela per tanto tempo, perché poi quelle persone, come diceva Maria Ida, ti aspettano, hanno bisogno di una parola, di un conforto, e non è che puoi arrivare e partire subito. Poi si crea un'amicizia, ti chiedono di pregare per un loro problema, è un condividere la vita con queste persone. E quindi ringrazio il Signore per questo.